Amici e amiche della mountain bike, ben ritrovati anche questa settimana ad MTB Gran Fondo, apertura di trasmissione con immagini che vi arrivano da Schio in provincia di Vicenza, dove domenica 3 maggio si è corsa la quarta edizione della Valleogra MTB Race, questa Gran Fondo con un tracciato marathon di circa 60 km, un percorso classic di 41, seconda tappa della serenissima Coppa Veneto. Dopo la gara di Miane, che avete potuto seguire sempre nella nostra trasmissione, eccoci allora nella storica e famosa cittadina di Schio in provincia di Vicenza per seguire la quarta edizione di questa Valleogra MTB Race. Saluto subito in apertura di telecronaca il nostro ospite, che è Andrea Lucchin del team Ecor di Schio, che ha organizzato questa gara. Benvenuto Andrea. Un saluto a tutti, grazie per l'invito. Bene, con Andrea Lucchin avremo modo di analizzare le fasi salienti di questo percorso così impegnativo, che piace sempre di più con il passare appunto di queste quattro edizioni, dalle prime sequenze girate da Alca Media Video Produzioni per MTB Gran Fondo. Avete già visto il parterre degli assi che sono pronti a misurarsi lungo il tracciato marathon di questa Valleogra MTB Race, ma ci sono alle loro spalle veramente tantissimi amatori appassionati. 1500 saranno al via, mentre stanno scattando in questo momento alle 9 dal centro di Schio gli Elite. Grande successo di partecipazione anche, diciamo, per tra virgolette i non agonisti, anche se in realtà per loro è una gara a tutti gli effetti. Cosa dice Andrea? Sicuramente un bellissimo successo a parte gli Elite, anche una grande partecipazione di amatori, e questo ci ha fatto una grande soddisfazione. Mi sembra anche giusto, ed è con viva soddisfazione allora che li vediamo transitare ora davanti alle nostre telecamere. Dalla partenza, come vi dicevo, dal centro di Schio abbiamo visto subito gli Elite, e poi pian pianino si allunga il gruppo dei 1500 appassionati che fra poco lasceranno il centro di Schio per cominciare a salire subito verso Poleo. Ecco, in queste prime immagini i primi scatti li sta facendo Johan Paluber, dietro di lui c'è Mirko Celestino, c'è Alexei Medvedev con la maglia bianco-gialla del team Torrevilla Scapin, ecco Marzio Deol, l'inconfondibile andatura, ed ecco appunto con la motocicletta che sta risalendo il gruppone avete l'idea della numerosa partecipazione 1500 biker, vi dicevo appunto, a questa Valleogra MTB Race. Dove stiamo salendo ora Andrea? Qui stiamo salendo verso Santa Caterina, o meglio ci stiamo avvicinando sulla salita di Monte Enna, che è la prima asperità di questa gara. Si è formato questo plotoncino tirato da Paluber, Medvedev, poi dietro di lui c'è Julio Caro, chiude il sestetto Walter Costa, il biker di Asiago. Quindi avete visto Marzio Deo un po' più staccati, vedete passare Visinelli e Celestino, appunto, allora Rafael Visinelli e Mirko Celestino, mentre nella gara femminile l'avrete sicuramente riconosciuta anche prima della partenza, il bel viso della bravissima fuoriclasse finlandese Pia Sundsted, la campionessa del mondo del 2006 di Coppa del Mondo Marathon, la vedete, si sta già guardando alle spalle, già qualche metro di vantaggio per lei davanti ad Alessia Ghezzo e a Michela Benzoni, che la stanno inseguendo in questo tratto di salita asfaltata, mentre un pochino più indietro avete visto passare con il 3047 Sandra Klomp, anche lei del Torrevilla Scapin. Molti gli appassionati, molte le persone che hanno collaborato, in quanti eravate sul percorso Andrea? Sul percorso, ci tengo a precisare, eravamo moltissimi, avevamo oltre 140 volontari per garantire la sicurezza a tutti quanti i partecipanti. Mentre nelle prime posizioni avete visto si è formato un quartetto con Medvedev, Paluber, Casagrande e Caro Silva, un quartetto che ha leggermente sopravanzato gli altri. Qui vedete insegue anche Julio John Jairo Botero Salazar, mentre ora davanti alla telecamera passa anche con il numero 44 Mirko Celestino, oggi un po' attardato sin dai primi chilometri. Sempre un'occhiata allora alle posizioni
in cui di testa si è allontanato, vedete, in gran velocità scendendo dal Monte Enna, se non sbaglio, Andrea. Esatto, circa il 10° chilometro, questa fine discesa, per poi partire con un falso piano asfaltato e per avvicinarsi al primo ristoro. Fugge, dicevamo, Alexei Medvedev, inseguito da Michele Casagrande e in terza posizione da Johan Paluber. Allora, il biker russo ha rotto gli indugi e, come ci sta abituando in questa stagione 2009, nei primi chilometri tenta di fare il vuoto dietro di sé per amministrare il vantaggio poi nel corso della gara. Ecco Marzio Deò subito dietro Julio Caro Silva, il biker colombiano. Quindi queste le prime 5 posizioni, poi compare la divisa blu di Simone Divigiano della Ideal. Ancora in questa ripresa da lontano l'azione di Alexei Medvedev, molto determinato nel portarsi al comando, nel fare sua questa gara di schio. Vedremo se ci riuscirà, mentre queste suggestive immagini ci danno l'idea, con questo panorama davvero mozzafiato, della salita sempre di Monte Enna e salita che sta affrontando ancora Pia Sundsted in questa fase, la finlandese. La prima asperità, siamo tornati indietro per seguire, come sempre facciamo, con più puntualità possibile anche la gara delle donne, mentre si affacciano, vedete in questa immagine, Nicola Terrin, che è uno dei leader della Coppa Veneto, il biker della Playlife Passione. Attendiamo le altre donne, ecco Roberta Gasperini, team KTM, Alessia Ghezzo della Torpado, quindi Michela Benzoni, Torrevilla Scapin, affiancate in questo tratto. Compare anche Sandra Klomp, tra un attimo nella nostra inquadratura, ecco, l'avete sui pedali, la biker anche lei del Torrevilla, staccata di qualche metro. Eccoci a un ristoro dopo circa 3/4 d'ora di gara, passa sempre primo Alexei Medvedev, che ha guadagnato ancora qualcosa sui suoi inseguitori. Facciamo partire il cronometro e vediamo quant'è il distacco. A 30 secondi si affacciano, vedete, Michele Casagrande, team ADV Corratec, affiancato da John Paluber della Silmax, il biker alto atesino. Viaggiano in coppia i due, è Casagrande a fare l'andatura. A 1:05 la coppia Marzio Deò e Julio Caro. Dopodiché vediamo cosa succede alle loro spalle. Ci attendiamo Walter Costa, che era tra i primi per la DV, è stato raggiunto da Simone Divigiano. Eccolo qua, un altro tandem, allora Divigiano e Costa per le posizioni a seguire i primi 5. Allora, cosa aspettano ora, mentre ora vedete, scusate, Pia Sundsted che sta scendendo dal Monte Enna, fra un po' ci sarà la salita al Novegno, Andrea. Certo, per il percorso marathon cominciava poco dopo la salita al Monte Novegno, salita che purtroppo abbiamo dovuto tagliare in quanto in cima alla sommità del Monte Novegno è presente ancora mezzo metro di neve, quindi abbiamo dovuto accorciare questo percorso. Eh già, questo strano inverno 2009. 1:20 il vantaggio di Pia Sundsted sulle inseguitrici Sandra Klomp e Alessia Ghezzo, che quindi la Klomp ha recuperato alcune posizioni, davanti, è passata davanti anche a Michela Benzoni, la vedete ora, che ha accumulato un ritardo di 1:45 sulla finlandese Sundsted, ha perso qualche posizione Roberta Gasperini, che prima abbiamo visto nelle prime 3 posizioni, ora è più indietro in 5ª posizione. Siamo nella discesa dopo il Monte Novegno, i biker hanno scollinato.